Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Dark Souls 3. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Nello scorso episodio siamo finiti dentro questi cunicoli pieni di gente cattiva che ci tende imboscato ovunque, sempre che gente si possa definire. Sono mostri eppure brutti. E ecco, tipo questo che ci lancia le palle di fuoco così dal nulla. Ora, nello scorso episodio noi siamo morti male. In questa stanza c'era il muro invisibile, no? Dove era tipo là sotto. Ok, abbiamo aperto sta zona. Siamo passati da qua. Però se non sbaglio non siamo... Attenzione, ci stanno pure... Ah, vero? Questi me li ero dimenticati, me li ero skippati completamente. Ecco, io non sono riuscito a saltare dall'altro lato. Cosa che farei ora? Guarda quanta gente cattiva che ci sta. Quanto gente cattiva che ci sta. E io potrei anche provare a sfiammarlo, ma questo qua fa le fiamme. Voi che dite? No, gli pure li facciamo danno a questi. Bene. A quelli non gli facciamo nulla. E questo non è bene, anche perché ci ha preso con tutto che mi stavo parando. Sto stronzo. E mo è più forte. Ci ha fatto pure cadere. Sì, vabbè, ma dove vogliamo andare? Dai, ma non si può fare così. Non si può fare. Uno cerca di ottenere oggetti così in mappa e si ritrova inseguito da un fottio di mostri assetati di sangue. Del sangue del nostro afro, tra parentesi. Attenzione, là ci stanno le nostre anime. Avevamo anime, non ci penso, perché comunque è un po' di tempo che non registro. Sì, 1000 anime le avevamo, vabbè, nulla di che. Ah, vero, eravamo arrivati qua dove c'era il cavaliere nero cazzuto e cattivo e poi ci ha ammazzato male noi. Se la prende magari con gli altri e non se la prende con noi, mi farebbe un grandissimo favore. Così magari ci liberiamo un attimino la strada e stiamo un attimo parati. No? Ci siamo messi nell'angolino. Abbiamo fatto una cosa bruttissima a metterci nell'angolino. Sono morti tutti? Resta quel cavaliere cazzuto e cattivo da affrontare? Però ho uno sputo di vita, quindi un colpetto dietro la schiena e via. Ok. Frammento di titanite. E frammento di titanite. Ma noi siamo andati qua dentro, siamo arrivati qua dentro. Abbiamo affrontato sto cavaliere per... muri invisibili da qualche parte? Sta zona era piena di muri invisibili. Piena. Solo che... non li ricordo tutti, assolutamente, e molto probabilmente non li conosco tutti. Cioè io sono arrivato qua dentro, giusto? C'era sto cavaliere nero che non ci ha nemmeno droppato nulla. E anche poche anime, quindi che a dire, ti droppa roba, aspettate. No, noi da qua siamo venuti, giusto? Penso, non lo so. Fatemi controllare tutti sti muri così, perché magari c'è qualcosa, probabilmente già li ho anche colpiti. Tipo, qua questo l'abbiamo provato? Boh, ci penso. Non sembra che ci sia nulla. No? È strana come roba. Vabbè, ok. Ci fidiamo. Dunque. Cazzo, un altro di questi che ci sale addosso. Maledizione, perché poi prova a schivare e non schiva nulla, afro? Cazzo ora. Sto cazzo gli facciamo ora a questo. Curati, perché sennò andiamo da nessuna parte. Ah, pensavo se fosse impallato. Niente, di nuovo? Di nuovo? Cioè, appena ci curiamo, lei mi sfracassa il cranio? E non si fa così. E nulla. Salta come una scimmia, salta, sto stronzo. E vabbè, niente. Pensavo che Afro stesse riuscendo a fare qualcosina di interessante. E invece nulla. Massacrato malissimo da ste belve. Afro, per favore, riusciamo ad ottenere quell'oggetto là? Magari schivando tutti quanti, facendo un bel salto, prendiamo quell'oggetto e sti cazzi. 4000 anime, oddio, non è che ce ne freghi poi più di tanto neanche a recuperarle quelle anime. Però se... Perché hai rotolato? Perché hai rotolato e non hai attaccato? Me lo spieghi? Cioè, attaccato, perché non hai saltato?
Spiegami perché non hai saltato. Frammento di Danilo. Là c'è un altro stronzo. Là dietro c'è un altro che secondo me ci ha puntato. In realtà no, quindi fammo subito fuori questo. Dai, iniziamo ad ammazzare un po' di gente, signori. No, se no non si va veramente da nessuna parte. So troppi. Oh, fottutamente troppi. Frammento di titanite. Ok. Quanti altri ce ne stanno qua? Guardi, io la sfiamo alla distanza così magari la attiro. Un altro colpetto glielo faccio, eh. Poi magari andiamo di spada. Ok. Dobbiamo fare con calma, dobbiamo fare con calma. Abbiamo corso fin troppo. Adesso il nostro afro si è stancato di morire male, dunque ha deciso di massacrare il mondo e più. Che cos'è? Poi, da questo lato dove si va? Zona del cavaliere? No, non è la zona del cavaliere, è la zona di uno stronzo. Non so chi sono, non so se... No, qua non ci sono stato, quello non lo ricordo, quello all'angolino. Ecco, questo all'angolino che ci sfiamma, questo non lo ricordo. Non l'abbiamo visto finora. No, smetta di sfiammare. La smetta di sfiammare che non ci vogliamo mica bruciare noi. Ok. Ma... tutti sti mostri ciattoli. Guarda questo, dove cazzo è spuntato? Vabbè, questi che sono a quattro zampe sono anche più fattibili. Il problema sono gli altri. Quelli che stanno... eretti. I mostri erectus. Salve. La potrebbe finire di sfiammare in giro? No, perché la vorrei fare fuori. Se è fattibile, Perché sta svolazzando in giro? Poi non ci droppano neanche chissà quante anime. Quindi non è che si possa definire una zona che ne so da farming. Là abbiamo perso le anime. C'è di nuovo il cavaliere, immagino. Che non lo sapevo io. Ok. Ma come ha fatto a vedermi? Ero dietro la colonna. Anime recuperate. Vabbè, dai, è una cosa buona almeno. Poi io lo rifaccio fuori, visto che ci siamo. No, perché per l'appunto era arrivato qua per recuperare le anime. Ma lui mi ha attaccato e quindi mo so cazzi suoi, no? Perché sti cavalieri comunque, sì, sono tosti, ma... sono facili da buttare giù. E questi ci droppano i frammenti, ok. Comunque, sta zona, come detto, non c'è nulla. Quindi, adesso proseguiamo dritto per dritto. Dritto per dritto, ci sta qualcuno che ci vuole ammazzare male? Ci siamo mai arrivati qua? Ne ho la più pallida idea. Che cazzo? Ma scusi, ma con l'effetto? Ma pure le piromanzie d'effetto ti fanno questi? Vabbè, no, ma no, quanti ne lancia? Ma quanti sono a lanciare queste piromanzie? Ma scusate, ma vi sembra il caso? Non lo stunniamo, non gli facciamo nulla. Ma che fa, canta? Mi ha evocato una palla di fuoco gigante che sta... E nulla. Schivala! Fallo arrivare, così ci evitiamo ogni sorta di problema. Colpiscilo, afro! Basta, afro, basta! Dai, afro! Oh, bella, bella, così, così lo vogliamo, afro. Bello aggressivo, fallo fuori sto stronzo. Frammento di titanite. Comunque non è che ci droppino chissà quale roba. Comunque qua ancora non c'eravamo arrivati, credo. O è una zona che avevamo visto per arrivare in quel punto. Qua ancora non ci siamo stati. Quelle cose ci sfiammano. Di qua ci stanno negli ingressi. In primis questo. Andiamo a vedere dove porta questo ingresso. C'è qualcuno morto qua o è qualcuno vivo che è vivo? È un topo. Salve topo. Ok. Inculata laterale? No. Andiamo con lo scudo alzato, magari. Altra inculata laterale? Topolino con buca.
Buca con lava. Vabbè, però Topo, lei è un po' stupido, mi scusi, eh? Ok, qua non ci siamo stati sicuramente. Poi, possiamo per l'appunto procedere da questa zona. E in questa zona ci stanno altri topi. Vabbè, sti cazzi, i topi li sciocchiamo praticamente, quindi non sono un problema. So anche pochi, non è che so tantissimi, quindi abbastanza fattibili. Tutti sti rami qua nei muri indicano qualcosa? No, non indicano nulla. Vabbè, allora proseguiamo di qua. Di qua noi scendiamo e attraversiamo praticamente il buco. Ok, e si può scendere. Si può scendere, ma arriviamo in una zona. C'ho paura, scusate, eh. C'ho paura che ci ammazzino malissimo. Topo gigante. Forse di là si andava verso una boss fight, sapete? C'è un'inchiappettata dietro? No, forse era lui l'inchiappettata perché si saltava addosso tipo orso gigante. Ok. Vabbè, un po' di topolini ci stavano. Attenzione, questi sono più resistenti. Doppio colpo per eliminarli. Ma quanti sono? Ma io arrivo qua per niente. Mi sembra corretto. Un angolo pieno di topi con nulla. Ah, io continuo a scendere, però. Ah, è là, ho detto che è sto rumore. Non capivo. Guarda là. E poi che altro ci sta qua? A parte questo. Ah, lucertolina. Cazzo, non capivo cos'era. Ci stanno anche le lucertoline, siamo fritti. Guarda, guarda ste cazzo di stronze. Quante sono? Quante cazzo sono? Quante cazzo sono? Vai di pallina. Bella. Un'altra. Ok. Abbiamo prese tutte, credo. Chi vuole lucertolina rosso? Si vendono lucertolina rosso, signori. 1 euro a lucertolina. Prezzi affari, eh? Allora. Qua c'è un muro. Si scende da qualche parte, immagino. Ma lei? Ma quante? Sì, vabbè, però non è che mi può saltare sulla destra in questo modo. Io vado dietro e io non la becco. Dai. Scaglia di titanite. Questa è ottima, ci serve. Non so se mi sto perdendo roba. Probabilmente sì. Ma sti cazzi, dove siamo? Io sono venuto da qua, credo. Mi sono perso, signori, mi sono perso. Che è stato? Non c'è qualcuno? Visto qualcosa muoversi qua dietro, no? Ma ho girato di vedere qualcosa muoversi a schermo. Aspetta, qua c'è un cavaliere. Che cazzo, non lo sapevo io che c'era un cavaliere. Mi sono ricordato la zona. Cioè, nel senso, mi sono ricordato la zona, ho visto la zona, ho detto, vabbè, qua c'è il cavaliere. Porca puttana! Sì, si chiamava proprio così, cavaliere. Porca puttana! Bastardo, togli dai coglioni! E vabbè. Proviamo con la chiromanzia, signori, che cazzo ne so. Ma si è parato? Ma si sta parando? Giusto? Ah, infatti, stavo a dire. Cazzo, non gli togliamo nulla, manco con la chiromanzia, però. Vai! Presa in pieno, presa in pieno. E se si para. Cioè, lo scudo è bello resistente, lo scudo di sto tipo. Dai che lo prendiamo. Fatto fuori? Attenzione che Afro ogni tanto si fa valere. Che mi droppa? Scudo di ferro e spadone pesante.
Buono, però non ce ne facciamo nulla perché non siamo dei tank noi principalmente, no? Cioè, Afro vorrebbe essere un tank, ma non lo sarà mai in vita sua un tank. Ora, lo so che muoio, ma quanto danno subisco? Aspetta, magari in una zona dove riesco a risalire. Cazzo, fa male. Eh no, io qua ho bisogno di arrivarci con traspirazione e roba simile per riuscire a prendere sti oggetti. Mi sa di sì. Cioè, anche se io mi metto adesso anello della resistenza al fuoco, che tra parentesi non so se ho. Ho qualche anello che mi dia la resistenza al fuoco. Sanguinamento, oscurità, veleno. Non mi sembra, eh. No, non ho un anello per la resistenza al fuoco. Assolutamente, quindi questa zona per il momento la lasciamo qua. Riusciremo a tornare? Assolutamente no. Perché la lava fa danno continuo, quindi direi che per il momento è una zona che possiamo anche skippare. Io non ho capito se sono venuto da qua o se qua andiamo avanti. Qua andiamo avanti, mi sa. Sì. Ma dove cazzo sono? Non lo so. Sotto abbiamo della lava. Quello che fa, ma aspetta. Mi scusi, io non c'ho tanta voglia di combattere in zone anguste come questa, eh? Magari se mi segue da quest'altro lato, allora qualcosina si può anche fare. Però sul ponte non mi va proprio di combattere. Glielo dico. Combattiamo qua dentro, magari. Già va meglio, eh. E che cos'è? Non è che possiamo stare qua a rischiare di cadere dai ponti, su via. Dai, beh, cioè, questi sono facili da buttare giù, vedete, alla fine non è un grosso problema, però sul ponte rischiamo parecchio. Ok. E ce lo sono tolti da mezzo ai piedi, e questa è una cosa buona. Mo. Che possiamo ottenere? Che cosa ci abbiamo qua? Anima del cavaliere, va bene, va bene. Le anime fanno sempre comodo. Muro invisibile da qualche parte non sembra. Ma qua c'è una scala? Signore, io non me la ricordo minimamente sta zona. Ma ci sarò mai arrivato da queste parti? Non la ricordo. Cioè proprio, non ho ricordi della zona. Assurdo. Quanto è lunga sta scala? Dai, Avro. Ah, un'altra. Però la doppia scala mi ricorda qualcosa. Non so cosa, ma mi ricorda qualcosa. Dove siamo? Cioè, siamo proprio in mezzo alle grotte, ma io non ho idea di dove diavolo sono finito. Sembra quasi la zona, quella dove c'era il verme e tutto, e le balestre che ci sparacchiavano, no? Abbiamo fatto tipo sto giro? Siamo finiti in alto? Non la ricordo, signori, non so chi ci sia qua perché non ricordo minimamente sta zona. Non so quali inchiappettate ci possano essere. Ruote. Chi è che spara? Eh sì, vedete perché là ci stanno i granchi. Ecco, là. Porca puttana. Non è facile. Io qua sono più o meno protetto, però se vado avanti là. Credo di rischiare la morte. No? Che dite? A parte che. Come cazzo ci arrivo dall'altro lato? Forse da qua. Qua che c'è?
osso del ritorno, per dire, guarda, forse è meglio che te ne vai a casa perché né zone, eh? Né zone e manco giornata. Quindi gli diamo l'osso del ritorno, così te ne ritorni al falò tuo e stai tranquillo. Mo, tu vedi là che c'è gente e poi vedi qua c'è altra gente. Che fai, non li sfiammi? Non li sfiammi? Cazzo, Afro, dove miri? Non so manco io come ho fatto a mirarlo poi alla fine. Ok. No, perché uno. Ok, 20 no. Cioè, 20 di ste ruote non si possono fare. Iniziano a triturarti. Ok. E queste ce le siamo tolti da mezzo ai piedi. Mo, che altro ci sta qua? Cioè, io arrivo qua, ammazzo le ruote per. Nulla. Oggi stiamo ammazzando mostri nei vicoli ciechi. Io qua come ci arrivo se muoio? Cioè io non ci arrivo più qua se muoio, no? Ah, ci stanno degli scheletri. Ma che so solamente quei due cazzo di scheletri là? Eh sì, tendono un'imboscata, io lo so. A meno che erano l'esca per quelle ruote. Ma non saprei, eh. Lei che fa? Venga qua. Che non mi va di combattere in quella zona. Che magari ci vede qualche altro mostro e poi siamo fottuti. Pillola gialla, la signora. Pillola gialla. Poi si sale. E Afro se ne va. Chi cazzo sono quelli? Cosa sono? Ma poi in due? È veloce? Ma no, 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 no. Cazzo sono quelli di Iridil. Non so quelli di Iridil, giusto? No, sono gli scheletri quelli là che c'erano pure nelle fogne, quelli rapidi. Sì, infatti, però c'hanno gli occhi rossi che t'ammazzano l'anima. No, cazzo, siamo morti! E mo qua come cazzo si ci arriva? Come ci arrivo qua? Delle anime me ne fotte nulla. Cioè, nel senso, Dio, se non le perdiamo sarebbe meglio, ma come ci arrivo? Dai, non me la ricordo la strada. Cazzo. Perché poi non ci hanno messo manco un falò. Vabbè, signori, ci proviamo ad arrivare là. Non so come fare, però. A parte che qua c'è qualcosa che non avevamo raccattato. Sono dei cunicoli. C'è una brace. C'è una brace, ma qua la gente ci insegue. E non so se sono nel lato giusto, lato sbagliato. Dove cazzo sto? Ma sto a fare il giro. Ma sì, sto a fare il giro, Tom. Ma. Dai, Afro, sali ste cazzo di scale. Io non so dove sono andato prima. Non ho memorizzato la strada. Ma mi sento preso per il culo. Sono tornato al falò, signori. Sono tornato al falò. Ma che cazzo è successo? Che giro ho fatto? Prima come ci sono arrivato in quella zona? Mi sono perso male. Vabbè, proviamo a prendere pure questo. Ci riusciamo a sto giro? Una brace. Buona, buona la brace. Ottima, la brace mi piace. Poi non so dove cazzo andare. Perché. Aia, porca puttana, non ci vedo con quel cazzo di veleno. Forse da qua devo andare. Forse è questa la strada. Sì, ma cazzo, dammi tregua. Infatti, qua siamo qua. Ok. Nulla, nulla, siamo morti. Siamo fottutamente morti. Sì, ma cazzo, non ti lasciano in pace, eh? No, qua c'è il cazzo di cavaliere nero. Ok, tra parentesi, noi non abbiamo ancora visto quella zona, ma sti cazzi. Cioè, nel senso, me ne frega nulla di vedere quella zona. Vai di qua. Girati.
Cazzo, quanti sono? Eh no, sono troppi, signori, troppi. Il topo è quello, che cazzo, dai, afro. Vabbè, ci vediamo anche quella zona ormai che ci siamo. Possiamo dire addio alle nostre anime, lo sapete, vero? Che ci sta qua? A parte questo che c'è spam. Cazzo, se io arrivo là sotto ci sarà qualcosa, no? Ah, sono due, bello, bello, sì, così. Ma perché cazzo cantano? Ma cosa cantate? Aspetta, c'è qualcosa da prendere. Scheggia d'osso! Beh, va bene, va bene, va bene. Ok. Ci sta, una scheggia d'osso ci sta. Ma proprio ci ha squagliato male. Addio anime, signori. Però io non so se ho preso tutto, quindi mi faccio un attimo un altro giretto, magari. Proprio da queste parti per vedere se abbiamo preso tutto o meno. Tipo, qua c'è ancora qualcosa da prendere, mi sa. No, qua si cade male. Qua si cade fottutamente male. Però dopo voglio vedere se cadendo da là c'è qualcosa. Ormai che cazzo facciamo, signori? Cioè, skippiamo ste zone così in maniera abusiva, no? Ormai. Cioè, guardiamo tutto in maniera completa. Qua, che c'erano questi? Muretto? Invisibile da qualche parte? No. Ok, va bene. Allora, proviamo a buttarci. Porca puttana. Cazzo. Sì, vabbè, ma sono troppi, sono troppi. Proviamo a buttarci qua, come detto. Grazie per la spinta. Dove cazzo siamo finiti? Ah, dove c'era il topo? Dove c'era il topo? Interessantissima come roba. Ok, però se io ci arrivo adesso potrebbe essere un problema. Che cazzo è successo? Ma perché Afro si è impallato? Ma sta laggando cosa? Cioè, il topo gigante mi sta facendo laggare, non ci posso credere. Li ho seminati, ditemi di sì, vi prego. Abbiamo seminato sti cazzo di mostri, dove sto andando? Sento rumori bruttissimi. Eh no, ce l'ho ancora dietro. Ok, ma il cavaliere teoricamente non c'è più, giusto? Ah, a posto. Ok. Quando vorrei ritornare qua sotto per recuperare quegli oggetti, non saprò come tornarci assolutamente. Ora, perlomeno abbiamo il mana. Questa è una cosa buona. Però per tornare dove erano quelli, io dovevo tipo salire delle scale qua. Ok. Va bene. Ci rivediamo dalle ruote, signori. Ah, teoricamente rondelloni stanno qua dietro, giusto? Eccoli qua. Afro, inizia a sfiammarli. Ok. Dai, adesso di nuovo. Va benissimo. E mo l'ultimo se riesci. Grande, grande. E adesso ci ripuliamo il mana. Possiamo fare solamente 4 colpi con sta magia, ma va bene, dai. Ora. Sappiamo che là ci sta gente, quindi io questi me li richiamo sempre qua, magari, e me li ammazzo in tranquillità, lontano da altri nemici eventualmente, e poi cerchiamo di riammazzare pure quelli veloci. A sto giro però non facciamo gli stronzi e ci prendiamo pure una brace, se abbiamo più PV. Se no, che cazzo stiamo a fare? Poi, salve! Bravissimo, venga da solo, così siamo tutti felici e contenti. Vabbè, più o meno contenti, eh? Cazzo! Cazzo! E non voglio rimorire qua di nuovo, però, eh? Mi dia un attimo di tregua. Cioè, se io la sfiamo, riusciamo a fargli danno? Un buon danno, ok. Allora, magari la sfiamo, eh? In amicizia sempre, in amicizia. Bella, bella, io la do sta piromanzia perché è devastante. Frammento di titanite. Ok. Dimmi che ce n'è solo uno e che non ce ne stanno 20.000. Cioè, sei rimasto solo tu, giusto? Cazzo, loccalo, Afro, non lo vedi? Loccalo. Ok. Apriamo il mana. Questo ci lancia i coltellini. Differenza dell'altro che saltava in giro, questo ci lancia i coltellini. Che questo salta in giro? Oddio. No, non è propriamente easy come cosa. Dai, che ha uno sputo di vita.
Anche noi abbiamo uno scudo di vita. A posto, abbiamo fatto un passo avanti. Non è tanto un passo avanti, ma insomma, se moriamo adesso so cazzi, perché davvero non so più come arrivarci. Dove cazzo siamo? Aspetta, queste sono le balestre di merda. Posso disattivare sta spacchio di macchina? Fatemi disattivare ste balestre. Spingi la leva, Afro. Spingi sta leva, Afro. Oh. Mo' non dovrebbero più rompere. Quindi là sotto stiamo un attimo più tranquilli. Non ci sfrecciano malissimo. Ok. Quindi poi volendo potremmo esplorare meglio quella zona, ma relativo perché già l'abbiamo fatto. Ma siamo saliti qua solamente per staccare sto coso? Spero di no, ditemi che ci sta dell'altro. Io dove sto andando? Perché sono arrivato fin quassù? Posso buttarmi qua? E quindi sì, cazzo, seriamente, guardate sta cosa, però è una macchina d'assedio fighissima, secondo me. Un qualcosa che nella storia non esiste, ma che dovrebbe esistere. Cioè, gigante e minuscolo in confronto a sta cosa. Una macchina probabilmente utilizzata davvero dai giganti. O per sconfiggere i giganti, non lo so. Comunque, qua sopra non c'è sta niente. Solamente morte e distruzione, sembra. E nulla, scendiamo da là, ci buttiamo, vediamo dove arriviamo. Io vorrei anche eventualmente arrivare ad un falò, così da recuperare le fiaschette e magari salutarci, perché no? Qua posso continuare a buttarmi, che poi non ci sta manco nulla da prendere, una ste rocce così. Sai com'è? C'era qualcosina da recuperare, allora uno dice va bene, vale la pena, invece no, non c'è sta proprio nulla. Ok, quindi io sono sceso qua, sono arrivato dove ci stanno i granchi, quella cosa non mi ammazza più male, va bene, però è inutile. No? Vabbè, perlomeno possiamo andare un po' più tranquilli in questa zona. Vabbè, qua vicino sicuramente ci sono i falò. Io non so se eliminando eventualmente poi là quei granchietti c'è roba da prendere, altro da fare, non lo so, non sembra onestamente. E non so se c'è roba da fare nella zona dove eravamo prima. Credo di sì, io ricordo comunque che là in quella zona, quei cosi che sfiammavano, c'era altro da fare, quindi probabilmente là ci ritorniamo nel prossimo episodio e diamo un'occhiata veloce, uno sguardo veloce, vediamo se magari mi sono skippato roba io. Che è anche molto probabile. Ora, là ci stava un falò, ma c'è un altro da queste parti. Vabbè, andiamo a quello, signore, andiamo a quello, così recuperiamo le fiaschette e poi mi teletrasporto eventualmente da qualche altra parte. Prima quelle balestre qua ci sfrecciavano ovunque. E beh, magari era da fare prima giusto per arrivare un po' più tranquilli a questo boss, ma non era un grosso problema, quindi si può evitare come roba. Non c'era nulla di che, quindi vabbè, dai, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Il nostro afro è stato sbruciacchiato, è stato mangiato. Gli hanno staccato la testa più e più volte in questo episodio, dunque signori, like e condivisioni per supportare il canale. Vi invito dunque ad iscrivervi, se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!